Questa sera avete voglia di sushi e non sapete che vino servire ai vostri amici? Beh, allora seguite questo vino fino in fondo perché vi racconterò questo straordinario pinot grigio friulano della cantina Lisneris. Troviamo quest'oggi in Friuli per un altro straordinario vino. Questa è una terra particolarmente vocata per la produzione di vini di qualità. Siamo nelle campagne di Gorizia, lambite dal fiume Isonzo, terreno ghiaioso, diciamo di provenienza questa ghiaia trascinata dalle Alpi orientali. Siamo nelle vicinanze del mare, quindi favorisce un clima mediterraneo, ma con buone escursioni termiche, quindi una buona escursione tra il, diciamo, buona escursione tra il giorno e la notte, che favorisce la maturazione delle uve e l'estrazione delle sostanze che arricchiscono il vino. In questo caso parliamo di un vino ottenuto da 100% uve di pinot grigio, che in questa, diciamo, in queste zone tirano fuori tutto il meglio di questa bacca. Le uve provengono da vigneti di circa 30 anni di età e cosa interessante, queste uve fanno una fermentazione direttamente in legno e poi nelle stesse botti rimangono a riposare per circa 11-12 mesi. Il vino ottenuto è un vino molto elegante, molto interessante. Questa cantina è una cantina che in generale lavora molto bene e adesso andremo ad assaggiarlo insieme. Questo vino nei calici ha un'ottima luminosità, proprio un giallo che, diciamo, vira tra il giallo paglierino, ma già quasi verso un giallo dorato, cristallino, dotato di una buona consistenza, perché notiamo una bella presenza di archetti che scendono lentamente sul nostro calice. È un vino che fa 13,5% di gradazione alcolica. Andiamo a sentirlo al naso, lo faccio roteare per esprimere al meglio il suo potenziale. Allora, io direi che è un vino abbastanza complesso, nel senso che non ha un bouquet, diciamo, infinito a livello di sensazioni che posso raccogliere, ma sicuramente di grande finezza. E posso dire di sentire un pochino di qualcosa legato alla macchia mediterranea, alla salvia. La salvia su tutte, ma anche un po' il timo. Il fiore bacca bianca, tra cui probabilmente l'acacia su tutti, questa dolcezza, no? Questa delicatezza. Forse una piccola nota di frutta tropicale e poi un qualcosa dato dal legno. Comunque questo vino fa quasi 12 mesi a contatto con legno, quindi una nota avvolgente, cremosa, burrosa, molto molto bello, molto piacevole, sicuramente di grande finezza, come vi dicevo. Ma andiamo ad assaggiarlo anche al palato. Bello, bello, bello anche in bocca. È secco, è caldo, per comunque ha una buona alcolicità, come dicevo 13,5%, ma anche una buona morbidezza, è bello rotondo, cioè si sente anche il corpo che è stato dato dal legno, quindi va a bilanciare l'acidità che c'è da un lato, quindi questa freschezza con questa rotondità. Appunto, come dicevo, anche una buona struttura, quindi è un vino che ti fa salivare per
per qualche secondo, dà una bella pulizia in bocca, una buona persistenza. Anche il palato, diciamo, il punto di forza di questo vino è la finezza, perché sia al naso sia al palato è un vino di una finezza veramente incredibile, veramente è il suo punto veramente di forza. E infatti, secondo me, con il suo utilizzo, o per un aperitivo sicuramente, oppure antipasto a base di pesce e per me il sushi. Cioè, anche perché anche con sushi, magari anche con la salsa di soia, che comunque ha questa sapidità, questa aromaticità, però è un vino che da un lato, appunto, con questa acidità può pulire bene la bocca, ma dall'altro, avendo anche questa struttura, anche questa rotondità, riesce un po', no, a compensare magari appunto il contrasto di quel tipo di sapore, e poi col pesce ci sta davvero bene. Non ve l'ho detto, la bottiglia costa circa 20-22 euro, la trovate online, probabilmente, secondo me, l'avrete già assaggiato, ma in caso contrario, se avete voglia di bere un buon vino friulano, un buon pinot grigio, io ve lo consiglio, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.